Buongiorno, buongiorno a tutti. Bonjour Grazie à di essere tous et merci d'être ici attesti aussi nombreux all'Internazionale au Ferrara. La sua Festival produzione d'International sono à un po' Ferrara, sa quatrième édition. gli ultimi incontri di questo festival Nous che ha en avuto sommes. una grande presenza di pubblico e siamo molto contenti. È stato un festival particolarmente europeo, questo, con tanti eventi dedicati all'Europa e siamo particolarmente contenti di questo anche perché Internazionale è partner insieme ai giornali cugini Courrier International, Forum e Courrier International Portoghese, del sito presseurope.eu che traduce i principali articoli della stampa europea e sull'Europa e quindi diciamo siamo partner attivi di questo progetto di informazione europea e quindi naturalmente siamo contenti di aver dedicato tanto spazio all'Europa. Questo incontro su chi guadagna dalla crisi, vecchie e nuove povertà, è nato anche dal fatto che il 2010 è stato proclamato dall'Unione Europea l'anno della lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Questo è molto importante anche se poche persone lo sanno, perché una percentuale calcolata intorno al 15-17% dei cittadini europei vive in pericolo di povertà e in situazioni di insicurezza economica. Si tratta quindi circa di 80 milioni di persone. Di conseguenza è un tema molto importante, è un tema che si intreccia con il tema della crisi finanziaria, economica e politica in Europa. Oggi ne discutiamo con una serie di ospiti, tre giornalisti e tre esperti. Il dibattito quindi andrà avanti più o meno da solo con le domande e gli interventi dei giornalisti e agli esperti che si confronteranno su questo tema. Alcuni li conoscete. Loretta Napoleoni innanzitutto è un'economista italiana che vive a Londra ed è collaboratrice di Internazionale. Jean-Jacques Gouguet è un economista francese, insegna all'Università di Limoges, esperto di povertà oltre che di economia dello sport. Thierry Vissol della Commissione Europea, anche lui studioso di povertà. E tre colleghi giornalisti della stampa straniera che lavorano in Italia, quindi parlano in italiano, conoscono l'Italia, ma naturalmente conoscono anche i loro paesi e ci daranno il loro contributo di domande e di riflessioni. Michael Brown della Tageszeitung di Berlino. Rossen Domenech del quotidiano spagnolo El Periodico. E Franck-Paul Weber del quotidiano economico francese La Tribune. Lascio la parola al professor Gouguet per il primo intervento e vi auguro buon ascolto a tutti. Merci aux organisateurs du festival de m'avoir invité à venir m'exprimer sur cette problématique très importante de la pauvreté. Alors, j'ai cinq minutes pour brosser très rapidement un tableau d'ensemble sur les problèmes posés par la conception et la définition de la pauvreté. Comme vous le savez certainement, il y a des phénomènes de mode d'un point de vue conceptuel et depuis quelques années, la mode est au durable, au développement durable qui est devenu la référence incontournable, le modèle universel à mettre en œuvre pour permettre d'atteindre des objectifs à la fois économiques. Il faut de l'efficacité, mais également des objectifs sociaux. Il faut lutter contre la pauvreté et enfin des objectifs environnementaux. La planète est en danger. Donc l'utilisation du qualificatif durable est devenue un phénomène de mode qui s'est propagé à l'ensemble des grands secteurs d'activité contemporain, on parle d'agriculture durable, de tourisme durable, de ville durable, etc. Alors, il faut vous méfier de cette banalisation des concepts qui
qui correspond à un manque de définition bien précis sur ce que l'on entend par développement durable. Et déjà dans les années 80, on nous avait fait la même affaire. À savoir que les années 80, la mode n'était pas au durable, la mode était au nouveau. Nouveaux historiens, nouveaux géographes, nouveaux philosophes, nouvelle cuisine et nouveaux pauvres, nouvelle pauvreté. Quand je vois le bilan du XXe siècle, il me semble que, à l'inverse de ce que on veut bien dire au niveau de tous ces discours, ce que j'observe personnellement, c'est une pauvreté durable, c'est un sous-développement durable. Donc, au-delà de tous les discours idéologiques sur les capacités de nos sociétés à assurer le bonheur du plus grand nombre, il faut se rendre à l'évidence, la pauvreté subsiste toujours au niveau mondial, y compris dans les pays riches qui ont pourtant très largement les moyens de l'éliminer. Donc il va falloir expliquer en particulier ce paradoxe, pourquoi toujours la pauvreté au milieu de l'abondance. Par rapport au problème de la définition de la pauvreté, il m'apparaît qu'il y a deux difficultés à dépasser. La première difficulté est que la pauvreté est un concept relatif. On n'est pas pauvre par rapport à soi. On est avant tout pauvre par rapport aux autres. Et donc il y a une relativité de la pauvreté à la fois dans le temps et à la fois dans l'espace. On n'est pas pauvre de la même façon aux États-Unis et en Afrique. Et la deuxième difficulté redoutable, celle-là, c'est que la pauvreté a un double niveau de responsabilité. Soit un niveau de responsabilité individuelle. Si le pauvre est pauvre, c'est de sa faute. C'est parce qu'il ne veut pas travailler, c'est parce que, etc. Mais on peut considérer également que la pauvreté a un niveau de responsabilité sociale. S'il y a de la pauvreté, c'est que la société n'est pas capable de donner du travail à tout le monde. Donc on va voir une opposition entre vrais pauvres, faux pauvres, pauvres honteux, pauvres orgueilleux, etc., etc. Donc pour essayer de dépasser cette double difficulté, j'aimerais que on discute de trois questions. Première question, il s'agit d'analyser pourquoi les définitions traditionnelles de la pauvreté ont toutes débouché sur un échec des politiques. C'est-à-dire que traditionnellement, on a défini la pauvreté comme une insuffisance de revenus, et pauvre celui qui est en dessous d'un seuil officiel de pauvreté, ou bien est pauvre en termes de, comme on dit les économistes, de capital humain, est pauvre celui qui n'a pas suffisamment d'éducation, de santé, de qualification, de logement, etc. Ces définitions d'experts de la pauvreté ont donné naissance à des politiques, d'une part, de redistribution des revenus. Pour éliminer la pauvreté, on a redistribué de l'argent, ou on donnait naissance à des politiques d'égalité des chances. On va essayer d'améliorer l'éducation, d'améliorer la santé, d'améliorer le logement, etc. Toutes ces politiques, je dis bien toutes, ont échoué. Deuxième question. Je pense que on ne peut pas lutter contre un phénomène qu'on ne connaît pas.
Mes travaux ont essayé de améliorer la connaissance des pauvres de l'intérieur. C'est-à-dire aller sur le terrain pour voir comment la pauvreté peut être définie d'un point de vue culturel. Ce n'est pas une administration qui décide qui est pauvre, ce n'est pas des experts qui décident, c'est on va voir sur le terrain comment les pauvres se considèrent et ça donne naissance à ce que l'on appelle des travaux sur la culture de pauvreté. J'ai fait des travaux sur le quart monde. Effectivement, les pauvres ont une autre conception du temps, une autre conception de l'argent, une autre conception de la famille, une autre conception des enfants, etc. C'est dans cette culture de pauvreté qu'il faut pénétrer si on veut avoir quelques chances de l'éliminer. On pourra s'en expliquer ultérieurement. Et la troisième question sur laquelle j'aimerais bien éventuellement qu'on débatte, c'est peut-il y avoir une société sans pauvres ? Mes travaux, j'ai essayé de montrer que dans un système productiviste, économicien, la pauvreté est irréductible. Et que donc on est condamné à gérer un mieux un stock de pauvres au gré de la conjoncture économique. Quand la conjoncture économique va bien, il y a moins de pauvres, donc on a moins besoin de s'en occuper. Quand on est en période de crise, comme en ce moment, il y a une augmentation du nombre de pauvres, mais c'est banal de dire que ce sont les individus les plus fragiles qui, du fait du ralentissement économique, vont tomber dans la pauvreté et donc des politiques sociales éventuellement plus strictes s'imposent. Donc, peut-on considérer que une société sans pauvres est possible ? Oui, mais je pourrais m'en expliquer. Il faudra changer de société. Funziona questo? Sì. È difficile di parlare dopo il mio amico Jean-Jacques, ma primo buon pomeriggio a tutti e molto gradevole di avervi qua. Dunque io vorrei continuare un po'. Non funziona. Ah. Dunque vorrei andare un po' sulla linea del professore Gouguet per entrare un po' in due temi. Primo, il tema dell'Unione Europea e della povertà e secondo, del problema del fatto che la povertà è qualcosa di durabile e che tutte le politiche da più di 600 anni che sono stati messi a posto a livello centrale di governi sono stati basate sui stessi principi con gli stessi escechi. Quella prima cosa importante a dire è che la povertà è un tema che esiste a livello europeo dal 1951, quando la SECA è stata creata. C'era un fondo di aggiustamento per l'acciaio e il carbone, un fondo sociale che è diventato più tardi il Fondo Sociale Europeo. Poi a livello europeo ci sono stati i primi programmi contro la povertà a partire dal 1970. E devo dire che possiamo essere, a livello della definizione della povertà, essere abbastanza fieri del lavoro che è stato fatto dalla gente a livello Unione Europea, perché la definizione della povertà, anche se abbiamo dei soli finanziari monetari della povertà, è stata una definizione che prende in conto la relatività del problema della povertà. Io preferisco leggerlo in francese perché fare la traduzione sarebbe più difficile, ma la definizione ufficiale della povertà a livello europeo è questa. Sont pauvres les personnes dont le revenu et les ressources
matérielles, culturelles et sociales sont à ce point insuffisantes qu'elles les empêchent d'avoir des conditions de vie considérées comme acceptables dans le pays membre où ils vivent. Et donc il y a bien là une perception du fait que la povertà è qualcosa di relativo, è qualcosa che non è legato a un livello di reddito, ma alla maniera in quale una persona si può sentire in una società dove ci sono un sacco di bisogni che non sono in grado di affrontare o di permettersi. Per ritornare sul discorso storico, si può dire che nella storia abbiamo delle politiche contro la povertà da una grande legge che è stata fatta da Carlo V nel 1531. E altri paesi, l'Inghilterra, la Francia, hanno seguito il stesso tipo di politica qualche anno dopo, nel 1534, 36, eccetera. E a quest'epoca è stato una specie di rovescimento del pensiero a proposito della povertà, perché si è pensato che effettivamente la povertà non era più una cosa naturale da cui la Chiesa si poteva occupare, ma che era bene un problema sociale che corrispondeva all'organizzazione della società e che dunque la società doveva prendere in conto e fare delle legislazioni per provare di limitare questo problema. All'epoca, nel 1531, hanno fatto la prima cosa che facevano, tra l'altro, da molto tempo, era di contare i poveri e di vedere chi erano e che cosa facevano. E di questo denombrement des pauvres abbiamo avuto delle statistiche abbastanza fiabili che facevano vedere che già all'epoca c'erano più o meno 10% di gente che mendicava, più o meno 25% di gente in situazione di grande difficoltà e che più o meno la metà della popolazione era a rischio di povertà. E di là sono state concepite delle politiche che facevano un'imposta su tutti per pagare una specie di sicurezza sociale con ospedali, trattamento della povertà, delle malattie, pensioni, educazione dei poveri, eccetera. Quello che è abbastanza interessante è che hanno provato anche a quest'epoca di definire dei soldi di povertà e dei bilanci minimo per assicurare la sopravvivenza della gente. Interessante anche, al di là di questo aspetto statistico che ritroveremo nelle politiche di povertà dal 2000 a livello europeo, c'è uno l'obbligo di lavorare, secondo l'interdizione della mendicità, e terzo di rimandare i poveri al loro luogo di origine. Dunque potete pensare a qualche evento recente, che non siamo molto lontano di 600 anni fa. Ovviamente queste politiche risultavano di una paura del mendicante, del povero, un po' una situazione simile a quella nostra adesso, dove in un mondo pieno ci sono sempre più poveri che minacciano l'ordine sociale e ben evidentemente l'ordine economico. Queste politiche, poco dopo c'è stato un movimento di crescita e un ritorno del potere, sono state più o meno abbandonate, salvo in Inghilterra o salvo sotto un regime di punizione, di chiusure dei poveri. È ritornato molto di moda durante la Rivoluzione francese, dove sono stati dei lavori molto molto importanti fatti dal Comitato di Mendicità, che hanno prodotto delle legislazioni molto importanti che hanno creato più o meno la sicurezza sociale nel 1793. A quest'epoca si considerava che la povertà toccava più o meno tra intorno a un ottesimo e un quinto della popolazione, cioè tra 14% e 20% della popolazione. Anche là l'idea era sempre che la povertà era il risultato dell'organizzazione sociale, e ci sono anche alcuni deputati che hanno detto chiaramente: il sistema di produzione ha bisogno dei poveri, ci vogliono dei poveri perché il sistema produttivo non può pagare dei stipendi sufficienti per permettere alla gente di pagarsi i medici, la pensione, eccetera. Dunque la società ha una responsabilità e deve prendere a carico suo
l'incapacità del sistema produttivo di assicurare una ripartizione e un livello di vita sufficiente alla popolazione. Dunque anche là siamo molto, molto vicini a quello che si potrebbe dire l'esame della problematica della povertà attualmente. Ritorno due minuti sul discorso dell'Unione Europea. Dunque, come dicevo prima, dal 1970 ci sono dei programmi di povertà. E poi dal 2000 è stato introdotto nel Trattato di Amsterdam, prima, l'idea che la politica sociale era un tema dove l'Unione aveva una certa possibilità di agire. Il problema è che rimane una politica di sussidiarietà, cioè che il ruolo, l'azione, le politiche devono essere fatte a livello nazionale, ma a livello europeo si può fare una politica globale per meglio conoscere la povertà e per creare dei indicatori che sono gli stessi per tutti i paesi, di modo che si possano mettere a posto delle politiche e esaminare in un gruppo fatto ad hoc le politiche messe a moto nei vari paesi per poter in questo modo esaminare la loro attività o meno. E poi c'è anche quello che si chiama la méthode ouverte de coopération, il metodo di cooperazione aperto, che giustamente ripresenta tutto questo insieme di approcci che permettono di meglio conoscere il sistema. Ma le politiche, ancora una volta, devono essere fatte a livello dei paesi membri. E questo ovviamente è un limite fantastico a questa problematica. Vorrei chiudere con qualche statistica. Nel 1984 c'è stata una grande inchiesta sulla povertà. A livello dei 12 stati membri all'epoca hanno contato 44 milioni di poveri, cioè il 14% della popolazione. Nel 2009 siamo con 27 paesi e 500 milioni di persone a 80 milioni di poveri, secondo i soli che sono stati calcolati, cioè il 14% della popolazione. Dunque, è molto interessante la discussione che abbiamo ascoltato fino adesso, perché si parla quasi di una certa funzionalità della povertà al sistema capitalista, cioè i poveri servono perché questi poveri sostengono in un certo senso questo sistema. Ecco, io sono convinta che ci troviamo di fronte a una svolta e dovremmo veramente approfittare di quello che sta succedendo, perché in realtà quello che sta succedendo è che il motivo per il quale noi non riusciamo a riprenderci dalla crisi economica è perché siamo troppo poveri, o quantomeno siamo diventati troppo poveri. L'impoverimento ha portato l'economia è un punto tale in cui non riusciamo più a sostenere questa propensione al consumo necessaria affinché il sistema economico si riprenda. Quindi ci troviamo di fronte, secondo me, a una svolta importante, perché forse per la prima volta riusciremo a risolvere il problema della povertà se chiaramente perseguiamo le politiche giuste, perché siamo arrivati al punto in cui l'essere poveri lavora contro il sistema stesso. E voglio elencare alcuni punti che illustrano bene questa situazione, quindi diciamo questa transizione in atto nel sistema capitalista. La prima è chiaramente il fatto che concepire la povertà come un fenomeno lontano dall'Occidente che si riferisce ai paesi del sud del mondo è un concetto obsoleto. Se guardiamo le statistiche recenti vediamo che in molti di questi paesi del sud del mondo in realtà la povertà si è contratta. In particolare parliamo della Cina, un paese dove fino a 20 anni fa ancora si moriva di fame, dove invece la povertà sembra che è avanzata, ed è avanzata anche in termini impressionanti, è nel ricco Occidente subito dopo lo scoppio della crisi.
E gli Stati Uniti sono il paese dove questa povertà si vede, cioè è tangibile. Se vi fate un giro per le spiagge di Los Angeles, vi accorgerete che sono piene di mendicanti. Io ci sono stata quest'estate e sono rimasta veramente sconvolta. Era dai tempi dell'amministrazione Reagan che non vedevo così tanti mendicanti nelle strade dell'America. E questo è un altro segno, secondo me, di come questi sistemi capitalisti in realtà funzionino poco, perché nel momento in cui c'è una contrazione dell'economia, improvvisamente una fetta della popolazione sprofonda nella cosiddetta povertà assoluta, in cui non si riesce neanche ad avere più una casa. Comunque, per parlare invece di come questo sistema capitalista non riesce a riprendersi perché è più povero, bastano alcuni dati. Allora, un dato interessante è la distribuzione del reddito. Negli ultimi 20 anni la distribuzione del reddito è stata sempre meno equa, al punto in cui dal 79 fino al 2010 l'1% della popolazione, qui parliamo sempre dell'Occidente, chiaramente l'1% della popolazione ha intascato il 200% dell'aumento del reddito e il rimanente 99% della popolazione si è dovuto accontentare di un aumento del reddito pari all'1%. Se poi guardiamo gli Stati Uniti, guardate, gli Stati Uniti sono importanti perché l'America ancora ha un'economia pari al 22% dell'economia mondiale, è la locomotiva ancora dell'economia capitalista occidentale. Allora, se guardiamo gli Stati Uniti, dal 2002 al 2007 c'è stata una contrazione del reddito mediano, e quello compreso tra i redditi più alti e i redditi più bassi, pari di 2.000 dollari. Questo è tantissimo, in un periodo così breve. Non abbiamo i dati della contrazione dal 2007 al 2010 ancora, però guardando i dati sulla disoccupazione che, ufficiale, che è arrivata al 10%, le previsioni sono per un'ulteriore contrazione di questo reddito mediano. Il paese occidentale che ha una distribuzione del reddito simile a quella americana, quindi che ha seguito, diciamo, questa distribuzione in cui la forbice tra i redditi più elevati e i redditi medi e più bassi si è aperta. Indovinate qual è questo paese? L'Italia, chiaramente, no? Allora, i dati dell'Istat, l'Istat ha fatto un lavoro molto interessante sulla povertà che è uscito a giugno di quest'anno. I dati dell'Istat parlavano, che si chiama appunto il rapporto sulla povertà, lo trovate anche sull'internet, e parlavano di 2.000 giovani, 2.000 giovani, 2.000, 2 milioni di giovani in Italia che vivono con i genitori che, e non lavorano e non studiano. Questi vengono classificati come i nuovi poveri, cioè la sopravvivenza viene garantita dal salario o dalla pensione dei propri genitori. Quale sarà il futuro di questi giovani? Non ci voglio neanche pensare. Per quanto riguarda la definizione di povertà, l'Istat fa una distinzione tra povertà assoluta e povertà relativa. Allora, la povertà relativa è quella che ci interessa, perché la povertà relativa è quella in cui non si riesce ad avere una vita dignitosa, ma soprattutto non si riesce ad accedere ad alcuni servizi che rendono questa vita dignitosa. Cioè, per esempio, tra la lista c'è la possibilità di comprare un biglietto dell'autobus per andare da A a B. Allora, questa povertà si riferisce, questo sempre nel 2009, i dati sono al 10,8% delle famiglie italiane, mentre la povertà assoluta colpisce il 4,7%. Quindi siamo su quei dati che abbiamo sentito prima per quanto riguarda l'Europa, intorno al 15% delle famiglie. Qui parliamo di famiglie, non parliamo di individui. Questi sono, secondo me, è eccessiva. Allora, l'Istat ha fatto una conferenza stampa molto interessante nella quale ha denunciato questi dati. Perché? Perché poi un'analisi attenta della composizione di queste statistiche ha dimostrato che le due classi che sono state principalmente colpite da questo aumento della povertà relativa sono, diciamo, la classe operaia, quindi le famiglie operaie, e la seconda classe sono i giovani. L'80% dell'aumento della disoccupazione in questo paese, dallo scoppio della crisi del credito fino ad oggi, ha colpito giovani. Quindi i nuovi poveri dell'Italia sono i giovani.
Il che vuol dire che noi stiamo, in un certo senso, preparandoci ad un futuro molto, molto peggiore di quello del nostro presente. In più, ci sono altri dati interessantissimi sulla scolarità. C'è stata una caduta, cioè un declino del sistema scolare, questo lo sapete benissimo perché in Italia cioè fa scuola su questo argomento, però questo è avvenuto un po' in tutto l'Occidente e quindi c'è un impoverimento, diremo, della forza lavoro e i dati interessanti sono che sia l'Italia che gli Stati Uniti non rientrano più nei 10 paesi che hanno il numero più alto di laureati nella loro forza lavoro per la classe d'età che va dai 25 ai 34 anni. Quindi la nostra, diciamo, i giovani non solo sono disoccupati, ma quelli che sono occupati hanno un livello di scolarità inferiore a quello degli altri paesi. E l'ultimo dato che vi volevo menzionare, sempre che è importantissimo per la povertà, è la contrazione, la diminuzione degli ammortizzatori sociali, cioè uno dei motivi per i quali si parla della difficoltà della ripresa economica, è il fatto che molti degli ammortizzatori sociali che un tempo avrebbero sostenuto queste famiglie o questi individui che si trovano improvvisamente in una situazione critica, non ci sono più. L'Europa si trova in una situazione migliore degli Stati Uniti, però c'è un dato veramente impressionante che viene dagli Stati Uniti, il paese del neoliberismo, che dice che il 50% dei fallimenti negli Stati Uniti è relazionato, sempre parliamo dalla crisi dal 2007 fino ad oggi, è relazionato o alla malattia o ad un incidente, il che vuol dire che nel momento in cui ci si trova in una difficoltà contingente, quale può essere una malattia o un incidente, non c'è quel sostegno dell'ammortizzatore sociale che permette alla società di continuare a funzionare e quindi si fallisce. Ecco. Quindi questo secondo me è lo scenario e io sono convinta che ci troviamo in una situazione di grande opportunità perché questa povertà comincia a lavorare contro il mantenimento del sistema capitalista. E come prima la povertà era funzionale al sistema capitalista, adesso si lavora contro, forse questo è un momento in cui si può veramente fare qualcosa. Cioè, forse questo è un momento di grande cambiamento. Ringrazio i tre studiosi per queste esposizioni ricchissime di spunti. Uno che mi viene subito in mente, ma che forse tocchiamo dopo, Visolci diceva che in fondo è cambiato pochissimo dagli anni 70 a oggi. Allora erano poveri un 14% in Europa, nell'Europa 12 o 15, adesso nell'Europa dei 27 abbiamo la stessa cifra. Lì viene subito spontanea la domanda, ma davvero non è cambiato niente? O quelle categorie della povertà relativa forse non ci permettono di misurare qualcosa come l'impoverimento, se è generalizzato? Io mi ricordo ancora del dibattito sulla quarta settimana in Italia, che è un po' caduto in disuso, ma si discuteva tanto negli anni 2000, di un impoverimento generale. E questo forse sparisce dietro a queste cifre. Questo è il primo punto che magari poi possiamo toccare. Però prima voglio, visto che la conferenza si chiama Chi guadagna dalla crisi, magari tornare sulla crisi. Se abbiamo in Europa un paese che ha puntato moltissimo sulla compressione dei salari, è la Germania. Se vediamo lo sviluppo dei salari, della ricchezza in Germania, quello che ha detto Loretta Napoleoni, trova pienissima conferma. E a differenza dell'Italia, la Germania ha vissuto un forte sviluppo della produttività, cioè l'industria tedesca ha aumentato la sua produttività a ritmi spaventosi, solo che ne ha guadagnato solo una parte di questo guadagno di produttività. Tu dicevi, Loretta, che proprio questa compressione non permette più i ritmi di sviluppo di una volta, perché non si consuma più.
Ora io faccio un po' l'avvocato del diavolo e chiedo, ma non è proprio la Germania che esce più virtuosa dalla crisi, che è quella che ha ritmi di crescita in quest'anno più alti degli altri? E questa è infatti la risposta che dà la Germania agli altri paesi che le dicono, a cominciare dalla Francia, voi dovete cambiare passo, dovete aumentare i salari, dovete stimolare i consumi, il mercato interno in modo che l'Europa torni a crescere. La Merkel scuote la testa e dice: chi me lo fa fare? Noi cresciamo. Non ha ragione la Merkel a questo punto? Ma io sono convinta che il problema, diciamo, all'origine è che cos'è l'Unione Europea, perché se guardiamo quello che è successo negli ultimi 20 anni in Europa, vediamo che la Germania ha percorso una strada completamente diversa da quello del resto dell'Europa. E questo in parte perché chiaramente nel 1989, quando è caduto il muro di Berlino, la Germania ha dovuto riunificare il paese. Quindi si è accollata, diciamo, il fardello di integrare un paese che era appunto l'Europa, la Germania dell'Est, che si trova in condizioni economiche completamente diverse e molto, molto più basse. Quindi ha seguito un'altra strada. E basta prendere in considerazione il costo degli immobili. Cioè, in Germania non c'è stata la speculazione sugli immobili. Alcune banche tedesche sicuramente hanno partecipato alla speculazione dei mutui subprime, però un appartamento a Berlino non si è centuplicato come un appartamento a Roma. Quindi il costo della vita in Germania è relativamente più basso che non nel resto dell'Europa. Questo è importante secondo me, perché questo ha permesso anche di mantenere i salari a dei livelli che sicuramente sono livelli più bassi che non nel resto dell'Europa. Ma è chiaro che tutto è relativo. Per quanto riguarda la politica salariale e perché la Germania oggi produce e noi non produciamo più, la risposta secondo me sta nel ruolo dei sindacati. Cioè, i sindacati in Germania hanno negoziato una politica che era una politica proprio di mantenimento dell'industria, di protezione dell'industria contro la concorrenza che veniva, quindi la delocalizzazione che veniva specialmente dai paesi asiatici, e l'hanno fatto scendendo a compromessi. Compromessi che però hanno garantito il mantenimento del lavoro all'interno di un'area che era appunto che era la Germania. Da noi, se voi guardate l'industria italiana, cioè il nord d'Italia, la maggioranza delle industrie nel nord d'Italia, anche delle piccole imprese, sono andate a produrre in Cina, sono andate a produrre in Asia. Cioè la delocalizzazione è stata quasi promossa in un certo senso. Allora, oggi come oggi, è difficile per la Germania, che in questi 20 anni ha osservato, senza seguire le mode occidentali in cui si spendeva, in cui ci si indebitava, trovarsi in una situazione in cui deve non solo adeguarsi a questo modello neoliberista che per 20 anni non ha seguito nello stesso modo, ma soprattutto accollarsi la responsabilità di dover sostenere i consumi europei attraverso il proprio risparmio. Io la capisco la Merkel, ma capisco anche i tedeschi, cioè mettiamoci nei loro panni. Allora, la Francia che fa queste domande, chiaramente le fa anche perché la Francia si trova in una situazione in cui non può fare nient'altro. E lo stesso vale per l'Italia. Perché non ci riprendiamo? Io l'ho detto prima, perché non consumiamo? Io non ho detto perché non produciamo. La risposta dovrebbe essere: non ci riprendiamo perché non produciamo. Cioè, pensiamoci bene, perché come fa un'economia a crescere se non si produce? Però in realtà noi non produciamo più nulla. Cioè, noi siamo diventati delle economie che vendono dei servizi, principalmente dei servizi finanziari, questo è il caso della Gran Bretagna, ma anche il caso degli Stati Uniti, e
E quindi ci troviamo in questa situazione. Adesso chiedere alla Germania di diventare come noi, di modo che noi ci possiamo riprendere per alcuni anni, non è la soluzione del problema. Secondo me siamo noi che dobbiamo adeguarci invece al modello tedesco, ma questo secondo me non succederà mai. Io ho l'impressione che a volte le classi politiche, le chiese, gli organismi internazionali si arrampicano sugli specchi. Il rappresentante qui dell'Unione Europea ci ha spiegato che in fondo non è cambiato niente in quanto a percentuale di povertà dal 1500 fino ad oggi, ma probabilmente se andiamo indietro è sempre esistita la povertà nel senso da un punto di vista sociale. Si chiamavano schiavi, dopo si chiamavano servi della cleva e dopo si chiamavano operai. E questo è funzionale al sistema. Quello che credo che la crisi, e questo vorrei proporre a loro, la crisi attuale ha fatto fare un passo abbastanza importante verso una tendenza che già esisteva, che era quella di eliminare le classi medie. La parte più alta delle classi medie va in su e la maggior parte delle classi medie, che sono quelle medio e medio basse, vanno in giù. Ora, da che mondo è mondo, forse l'unica novità rispetto alla piramide gerarchica di capitale schiavi, forse l'unica novità veramente importante era la classe media, la quale a cambio di pagare le tasse chiede diritti, cioè in fondo le costituzioni, in fondo il sistema democratico su quale poggia su queste classi medie. La domanda generale per voi è: eliminando queste classi medie che sono le più toccate da questo ultimo passo della crisi, perché l'eliminazione delle classi medie non è una cosa attuale, viene da molto indietro, la lenta eliminazione o degradazione delle classi medie. Eliminando queste classi medie non andiamo incontro a una nuova formulazione, dovremmo riformulare che cos'è la democrazia per noi e probabilmente ci troveremo anche con sistemi meno democratici e più autoritari, perché non ci sarà quella classe media che a cambio di diritti, di pagare le tasse chiede diritti? Il professore? Chi vuole? No, il professore qui e anche forse Loretta. Non ho capito. È lungo. Oui, disparition des classes medie. Scomparsa delle classi medie. Mi sembra forse un po' eccessivo, non siamo ancora arrivati a questo punto, almeno nei paesi industrializzati. Nei paesi in via di sviluppo e nei paesi emergenti la classe media non si è ancora costituita completamente. Ed è quello che non consente a questi paesi di avere un modello di produzione e di consumo del tipo occidentale. Nei paesi industrializzati quello che è constato è un aumento considerevole delle disuguaglianze per quanto riguarda il reddito. Vediamo bene che i ricchi diventano sempre più ricchi, vediamo che i poveri diventano sempre più poveri. Ed è proprio a questo livello che occorre trovare delle soluzioni. Bisogna che tutti sappiano a questo punto che il problema attuale non è un problema di produzione. Noi non siamo mai stati così tanto ricchi come lo siamo oggi. Però quello che non sappiamo fare è ridistribuire la ricchezza. Questo mette in discussione la concezione che possiamo avere della giustizia sociale. Quindi fino a un certo punto si parlava di giustizia commutativa, la giustizia dello scambio, la giustizia grazie al mercato. Il mercato doveva
pagare selon tutti, come dicono gli economisti, secondo la produttività Donc, cela, marginale di ognuno. Que, questo non funziona più, perché ci sono ormai aree intere della società che vengono escluse dalla produzione e dal consumo. Perché non sono Donc, competitivi. Comment, passer à, quindi une autre, come si può passare ad un'altra giustizia redistributiva? Questa è una sfida notevolissima. Spero che torneremo sulla questione delle disuguaglianze, perché per me questo è il punto centrale. Dire che si è poveri perché non si ha un dollaro e 25 al giorno non è un'affermazione da grandi pensatori, è una banalità. Invece quello di cui abbiamo bisogno è vedere qual è l'ampiezza tollerabile delle disuguaglianze per quanto riguarda il reddito fra i più poveri e i più ricchi per corrispondere ad una certa idea che si può avere della giustizia sociale. Adam Smith, grande fondatore del liberalismo, diceva che questo scarto deve essere dell'ordine di 1 a 30. Thierry Henry è un calciatore, vi darò questo esempio. 10 milioni di euro di reddito ogni anno. Rispetto alla soglia di povertà, 950 euro al mese in Francia, non siamo in un rapporto da 1 a 30, siamo in un rapporto da 1 a 10.000. Se volete, tra poco possiamo tornare anche su questo aspetto, cioè l'ampiezza delle disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza a livello planetario. Vedo che il 10% degli americani più ricchi hanno l'equivalente del reddito di 2 miliardi di abitanti e credo sia facile capire che questo non potrà durare in eterno. Quindi la classe media, sì, certo, pone un problema, ma occorre anche stabilire una riflessione seria su quali siano i parametri, da quanto a quanto. E così come è stato istituito un reddito minimo di inserimento, io credo che si debba definire un reddito massimo ammissibile. Sì, vorrei ritornare un po' su quello che diceva Loretta sugli ammortizzatori sociali e anche quello che dicevi tu sulla l'ineguaglianza tra i vari paesi. Dunque, a livello europeo la media della povertà non è 14%, è 17%, mi sbaglio, mi sono sbagliato, ma paesi come la Germania sono molto vicini, sono al 15%, e tra i paesi che sono entrati dopo, paesi dell'est, per esempio la Cecoslovacchia ha un bilancio molto più positivo perché è al 9%, l'Italia è al 19%. Allora, sui ammortizzatori sociali si deve sapere che prima che la gente povera riceve le allocazioni familiari, il tasso di povertà in Europa sarebbe del 25% e non del 17%. Cioè vuol dire che gli ammortizzatori sociali contribuiscono a diminuire di 38% il livello di povertà. Dunque dire che non sono efficiente non mi sembra una cosa molto, molto giusta. Che potrebbero giocare meglio un ruolo, questo è sicuro. Sul problema dello squarto di ricchezza e di queste differenze, ovviamente è molto difficile, direi anche che è una specie di respiro delle società, perché per esempio nel 1531, quando Carlo V ha preso questa legislazione sulla povertà, nel stesso tempo ha preso delle misure per impedire il consumo esagerato dei ricchi. Per esempio, ha interdetto formalmente che i ricchi portassero dei vestiti con dei fili d'oro o d'argento.
Dunque questo problema dello squarto di ricchezza è legato all'ampliamento, diciamo, del ciclo economico, dell'organizzazione delle società che, se all'inizio sono più ridistributive, nel tempo hanno una tendenza a non ripartire più la ricchezza in un modo efficiente. E siamo in questo ciclo, secondo me. Non è per caso che a livello europeo si prendono anche delle misure per limitare, si prova di prendere delle misure per provare di limitare i redditi di quelli che vanno in borsa o i redditi dei grandi capi d'industria o i responsabili con le junk bonds e tutte queste cose. Dunque c'è una sensibilità a livello europeo di questo. Il problema è di vedere fin dove la volontà politica degli Stati membri vuole andare in questo, perché anche là, ripeto, che a livello europeo siamo su un sistema di sussidiarietà, cioè l'Unione Europea non può legiferare a livello europeo sui problemi sociali. Sono gli Stati membri che lo possono fare, ma l'impegno che si dà l'Unione per fare in modo che gli Stati membri vanno in una direzione abbastanza grande. Quando Loretta parlava della problematica dei giovani, dell'educazione, tra gli elementi dell'anno della povertà, 2010, c'è giustamente una migliore educazione, facilitare l'accesso al lavoro dei giovani, all'educazione, alla formazione, combattere la discriminazione, l'ineguaglianza dei sessi, eccetera, eccetera. E negli obiettivi 2020 è ben la stessa cosa, cioè provare di fare meglio funzionare il mercato di modo che la ricchezza si possa diffondere in un modo un po' più egualitario, assicurare la formazione della gente e fare in modo che gli ammortizzatori sociali potessero funzionare meglio basato su una migliore conoscenza della povertà. Ma dunque io sono anti istituzioni, devo dire, perché insomma basta. Cioè è vero che la comunità, l'Unione Europea, io sono d'accordissimo che ci sono persone che lavorano seriamente all'interno dell'organizzazione, però sono parole, parole, parole. Cioè non succede mai nulla. Allora, dico, esiste una distribuzione del reddito che ha creato delle oligarchie. Queste oligarchie minacciano le nostre democrazie e questo succede in tutta l'Europa, va bene? Allora, siccome a Bruxelles ci vanno i rappresentanti di queste democrazie, pure a Bruxelles c'è l'oligarchia, cioè mi sembra logico questo discorso. Allora, noi dobbiamo difendere queste nostre democrazie. E come facciamo a difendere queste nostre democrazie? È verissimo che bisogna evitare che questo 1% della popolazione continui ad accumulare tutti questi soldi, perché poi, chiaramente, è una progressione geometrica. Allora io dico, il sistema della tassazione, parliamo della tassazione, non c'è un'armonizzazione fiscale in Europa. Questa sarà l'ultima cosa che noi faremo, va bene? Però abbiamo fatto la moneta unica. Allora, guardate quello che è successo negli ultimi anni. Allora, fino allo scoppio della crisi del credito, nessuno si interessava di quello che succedeva nei paradisi fiscali. La storia del Lussemburgo, che ha offerto il famoso CD con tutti quanti, con tutta la lista degli evasori fiscali agli inglesi nel 2005, e gli inglesi hanno detto no, non ci interessa questa cosa. Ma guarda caso che quando gliel'ha offerta ai tedeschi nel 2008, quando tutti cercavano i soldi, perché chiaramente quando c'è la recessione c'è una contrazione del gettito fiscale e quindi una contrazione delle entrate dello Stato, i tedeschi l'hanno presa, l'hanno pubblicata e hanno iniziato la campagna contro i paradisi fiscali. Guardate che ci sono legislazioni prodotte negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo, che dal 2001, da dopo l'11 settembre, volevano
controllare il traffico che avveniva all'interno dei paradisi fiscali. Nessun paese europeo alla fine ha aderito, non abbiamo prodotto una legislazione come il Patriot Act, per esempio, che c'è negli Stati Uniti. Non siamo riusciti a metterci d'accordo. Però quando improvvisamente i soldi ci servivano, allora sì, andiamo contro i paradisi fiscali. Allora, questo che voglio dire. Come facciamo ad impedire che questo 1% continui ad accumulare questa ricchezza infinita che ha già nelle mani? Immaginiamo allora una politica fiscale, che miri a redistribuire il reddito, perché la redistribuzione del reddito nel dopoguerra è stata fatta attraverso la politica fiscale. E che cosa succede? Siccome viviamo in un mercato globalizzato, chi è residente? Per esempio, i non domiciliati che erano residenti in Inghilterra e non pagavano le tasse, lo sapete adesso dove sono residenti? A Dubai. Si può stabilire il domicilio fiscale a Dubai e basta solamente avere un appartamento a Dubai, quindi una proprietà a Dubai, dove si trascorrono 3 giorni al mese. Questo basta per non pagare le tasse nel paese dove si è nati. Guardi, io conosco molti italiani che hanno fatto questo, si sono trasferiti da Londra. Allora, continua a vivere a Londra, però ogni mese... No, i nomi... Guardi, i nomi, se vuole dopo glieli posso anche dire in linea generale, però è inutile, questo non è un discorso, io non è che sto facendo una denuncia contro 10 italiani che sono evasori fiscali, io sto parlando di un problema che è un problema macroeconomico, che è un problema immenso, nel senso, in un mercato globalizzato, come si fa a perseguire una politica del reddito che sia una politica del reddito equa quando esistono queste situazioni? Allora che facciamo? Però... Aboliamo tutti i paradisi fiscali? È impossibile, però, questi sono gli ostacoli che ci abbiamo davanti. Loretta, quando parli di globalizzazione, volevo venire su questo punto, la discussione è molto interessante, però scusa, questo 1% di cui tu parli, siamo stati noi per decenni di anni, se non secoli, verso i cosiddetti paesi del sud, perché... Adesso ci lamentiamo, è normale, viviamo in Europa, ci sono più poveri, c'è un po' più disoccupazione, la crisi, gli Stati Uniti, ricordi di povertà, eccetera. Cioè, è durissimo, chiaramente. Però guardiamo, chi se ne è importato, per chi era importante anni fa e ancora oggi, di sapere se in Brasile ci sono un sacco di poveri o no, o in Cina, o in Russia, in Unione Sovietica. Quasi nessuno si interessava di questo. E adesso la cosa interessante è che abbiamo il mondo sta cambiando, questo l'abbiamo visto soprattutto con la crisi, perché i paesi che stanno uscendo dalla crisi, se mai si sono mai entrati, che la Cina non si è visto quasi la crisi in Cina, sono ad esempio il Brasile, oggi abbiamo a quest'ora c'è un sacco milione di brasiliani che vanno a votare. Cioè, durante gli anni Lula, e mi sembra probabilmente è da leggere anche nell'ultimo numero di Internazionale, la classe media brasiliana è cresciuta di 30 milioni di persone, su quasi 200 milioni di brasiliani. Non è roba da poco. Dunque, questo discorso in più di dire le politiche non servono a niente, io non lo so, cioè, il Brasile sarà un caso specifico, però Lula è riuscito a avere questo mix di capitalismo un po' sensato, un po' di borsa famiglia, di dare un po' di aiuto a reddito ai più poveri, e escono della classe povera e consumano e dunque aiuta molto l'economia brasiliana. Dunque non dobbiamo essere così negativi sulle politiche sociali che possono aiutare. Poi dall'altra parte dobbiamo dire ci sono altri paesi che adesso sono meno in crisi, perché magari noi anche abbiamo sbagliato da qualche parte. E l'altro punto è che adesso i gruppi internazionali, europei, americani, eccetera, dove mettono investimenti? Non li mettono in Italia, non li mettono in Francia, non li mettono in Germania, non li mettono negli Stati Uniti, li mettono in Brasile, in Cina, magari anche in Vietnam, eccetera, perché ovviamente li interessa di più queste classi media che emergono, che consumano di più, eccetera. Dunque c'è anche una responsabilità qui di questi gruppi che fanno un'altra politica, però... possiamo piangere su... Noi siamo la vecchia Europa, non è per citare Rumsfeld, però un po' così.
diciamo. E dunque questa visione della povertà che un per cento ha questo monopolio della ricchezza, e, sì, è sbagliato, però diciamo noi come nazione, come Europa e paesi del G7 siamo stati in questa condizione per anni e non ci siamo interessati molto agli altri. L'Unione Europea ha dato un po' di aiuto da qui da là. Poi uno si potrà chiedere l'effetto. Dunque, io volevo chiedere a Maria Loretta e anche a Thierry Vissot, sì, non è un punto un po' egoista di dire sì, la povertà sta crescendo, non, sì, non è una colpa anche nostra che non abbiamo sviluppato anche delle idee per fare uscire questi poveri che ci sono. Io sto pensando che magari c'è stato anche qualche impatto qui in Italia, a questo bello libro di Florence Aubenas che è uscito in Francia in primavera, che si chiama in francese Le Quai d'Ouistreham, che lei ha fatto come Barbara Ehrenreich negli Stati Uniti, che ha fatto questo lavoro di donna di pulizia durante mesi e l'ha raccontato. E si vede, leggendo il libro, lei è in una situazione molto difficile, di povera, però i principali ostacoli non sono così tanto finanziari. Sì, certo, se avrei più soldi potrebbe fare un sacco di cose. Però, ad esempio, la politica di trasporto, una città di provincia come penso è Caen, si vede che per certi tratti non ci sono. Dunque devi avere una macchina. E senza ma e per avere una macchina costa un sacco di soldi, eccetera. E dunque, dove ha sbagliato? La città di Caen, perché non ci fa l'autobus, il tram per fare. Questa è la cosa che l'elettore media dovrebbe chiedere. E questo anche c'è un po' di rassegnazione, anche in Italia lo vedo, si lamentano, eccetera. Però, scusa, quando uno va a votare deve pensare a questo tipo di cose, che sono queste politiche che possono aiutare. Dunque, non sbagliamo un pochetto? Probabilmente, sicuramente, ma prima di rispondere, ma risponderò indirettamente a quello che ha detto. Che hai detto tu, volevo ritornare sul discorso che è stato anche applauso di Loretta. Sono stufo delle istituzioni. Boh, io sono rappresentante delle istituzioni, dunque ovviamente posso reagire. Ma voglio dire, di che stiamo parlando? Stiamo parlando dell'amministrazione delle istituzioni che fanno il lavoro che è dato a loro dai politici. O stiamo parlando dei vostri politici che voi elette e che vanno là per prendere le decisioni che noi dobbiamo applicare. Dunque è molto facile accusare le istituzioni, ma sappiamo prima di che stiamo parlando. Dunque, per esempio, vi do qualche dati. Il Fondo Sociale Europeo vuol dire 74 miliardi di euro su 7 anni. Il fondo di coesione, 347 miliardi per 7 anni, da cui vanno all'Italia 28 miliardi, 8. Chi è che gestisce questo? L'Italia, ovviamente, come la Francia per gli altri paesi. Dove siete voi, cittadini, a votare, a prendere atto di quello che si svolge per farlo cambiare? Le istituzioni non sono un'idra, sono voi. Siete voi che decidete che cosa si svolge lassù, perché sono i vostri rappresentanti che prendono le decisioni. Dunque questo deve essere chiaramente detto. Oui, je voudrais aussi Sicuramente anch'io vorrei rispondere a Loretta. Je pense qu'effectivement, nous Effettivamente vivons dans credo un che stiamo monde vivendo in un mondo globalisé. Donc, si solution globalizzato e il y a, quindi se vi è una solution ne peut soluzione, être questa que soluzione è globale. solo ed esclusivamente Donc, globale. si Quindi solution il y se vi a, è soluzione, notre niveau, elle ne pourra al nostro être livello questa soluzione potrà essere européenne. Si soltanto profondément europea. européen, Io ça ne veut pas dire pour sono autant que molto europeo, la politique profondamente
forte e convinto dell'essere europeo. Non dico che la politica e il modello difesi siano quelli che mi piacciono di più, però è la scala giusta sulla quale rapportarsi. E quindi, secondo me, l'Europa sicuramente ha una responsabilità pesantissima oggigiorno e deve cercare di promuovere e di difendere un modello europeo. A questo livello potrei andare anche oltre, e non si tratta soltanto di affrontare appunto il modello economico, ma il modello di mercato addirittura. E per rispondere alle domande che sono state fatte, che cosa possiamo fare, potrei dire che il modello attuale è condannato. Prendete il problema da cima o da fondo, non potremo continuare a crescere in questo modo, sia in Brasile che in Cina o in India o anche negli Stati Uniti o anche altrove. I calcoli sono già stati fatti, tutti gli esperti sono d'accordo. Se avessimo lo stesso livello di vita, se volessimo raggiungere lo stesso livello di vita degli Stati Uniti, avremmo bisogno di 7 pianeti. Ora il pianeta è uno e quindi dovremo sicuramente inventare qualcos'altro, dovremo inventare un altro modello. E quindi con una formula potrei dire che gli obiettivi, le finalità sono di natura sociale, mentre il vincolo di natura ecologico e l'economico, l'economia è un semplice mezzo, quindi bisognerà sicuramente invertire le finalità. Basta con gli economisti, con la produttività, la competitività e l'efficacia, ma a servizio di che cosa poi? Io tornerei volentieri un attimo sull'Europa e sulla ridistribuzione. È stato detto non funziona più. Possiamo forse capovolgere il discorso e dire ha funzionato fin troppo bene, ma nell'altra direzione, perché quello che è successo negli ultimi 30 anni non è caduto dal cielo. Ricordiamoci che c'è dietro un grande progetto neoliberista che è partito con Reagan negli Stati Uniti e con la Thatcher in Europa. Non è che da un giorno all'altro ci siamo svegliati e non funzionava più la ridistribuzione. Hanno portato avanti un attacco molto sistematico allo Stato sociale, ai diritti sindacali, non dimentichiamo questo, per avere una ridistribuzione dei redditi e per utilizzare di nuovo la povertà, a mio avviso, in modo funzionale. Indebolire i sindacati, indebolire i diritti sul lavoro, flessibilizzare il lavoro, precarizzare il lavoro, vuol dire creare nuova povertà per creare dall'altra parte nuove ricchezze. Quindi un po' dire non funziona più, forse è troppo morbido. Secondo me ha funzionato fin troppo bene. E lì siamo anche all'Europa. Infatti l'Europa è dannatamente asimmetrica e diciamo sempre sì sul sociale, lì possiamo fare delle raccomandazioni, eccetera. Anche questo è frutto di una scelta politica, di una scelta molto precisa di creare uno spazio economico, anche uno spazio monetario per gran parte dell'Europa, dove i paesi cedono tutta la loro sovranità per avere poi il sociale e la fiscalità come le uniche valvole che rimangono nella concorrenza intraeuropea. All'Italia, fino al 2000, per essere precisi al 98, c'era la valvola della svalutazione. Ogni 4-5 anni si svalutava e il paese tornava a crescere. Quella valvola si è chiusa e che rimane? Rimane attaccare i diritti sociali, precarizzare il lavoro, abbassare i redditi, comprimerli. È l'unica valvola rimasta e anche qui stanno dietro delle scelte e finché non c'è uno spazio sociale europeo, a cominciare dalla fiscalità, per continuare a definire anche degli standard minimi europei, diciamo però, in prospettiva persino un salario minimo europeo, allora non ci dobbiamo meravigliare se l'Europa va in quella direzione. Però Michele, cioè, il discorso è interessante, però magari in Germania puoi farlo, però
è veramente l'ultimo paese quasi in Europa dove puoi dire che l'oro è stato sbagliato. Perché con la crisi che c'è, se non si fosse l'oro, non sarebbe nessuno qui al teatro, sarebbe tutti in piazza o magari, non so, a fare la rivoluzione. Perché la lira sarebbe un valore minimo e il potere d'acquisto degli italiani, io non voglio parlarne, però ci sarebbe dimezzato. Cioè, uno deve avere in mente che se non c'era stata la moneta unica, con tutti i suoi svantaggi, dall'altra parte, verissimo, qui la crisi in Italia sarebbe molto peggiore. Cioè, sarebbe molto peggiore, perché le svalutazioni... Cioè, veramente, magari alcuni ne hanno già fatto alcuni, non lo so se hanno guadagnato, almeno che sono miliardari, che hanno fatto investimenti, però le svalutazioni non è che sono per la gente che ha meno soldi. E dunque sarebbe stato un incubo, e possiamo essere almeno lieti che c'era moneta unica. Un paese come la Grecia o l'Irlanda adesso non ci sarebbe più, adesso con la crisi la moneta unica li ha salvati, perché... gli altri paesi danno soldi sperando che succede che non succede qualcosa di brutto. Se non c'è la moneta unica, è la fine non solo del sogno europeo, però probabilmente di un sacco di economie europee che non ce la fanno più senza. Secondo me il sogno europeo ce l'hanno solo quelli che sono addormentati, perché cioè non c'è questo sogno europeo. Ma cioè, L'Irlanda sta a un passo dalla bancarotta, al punto in cui venerdì il governo ha deciso di usare i fondi pensione per salvare la banca Anglo-Irish, la quale ha speculato sul mercato immobiliare grazie all'entrata nell'euro, perché entrando nell'euro il tasso di interesse che veniva percepito da un paese come l'Irlanda si è avvicinato, per prendere i soldi in prestito, si è avvicinato parosamente al tasso di interesse di un paese come la Germania. Cioè il problema della Grecia è questo, e anche il problema dell'Italia, è che improvvisamente entrati dentro l'euro, praticamente falsificando la documentazione, perché questo lo sappiamo, perché l'ha fatto Goldman Sachs in Grecia e l'ha fatto JP Morgan in Italia, falsificando la documentazione, sono entrati nell'Europa Unita. Improvvisamente sul mercato dei capitali i buoni del tesoro greci, italiani, irlandesi venivano accettati a un tasso che era vicinissimo al tasso di interesse della Germania, proprio perché stavamo dentro la moneta unica, che era la stessa moneta che veniva usata dai tedeschi. Allora, che cosa hanno fatto questi paesi? Lasciami finire, scusa. Che cosa hanno fatto questi paesi? Invece di utilizzare questo credito a buon mercato per poter fare una politica nel sociale, per poter attivare l'economia, per poter raggiungere quel livello di sviluppo che invece c'aveva la Germania, si sono buttati tutti a pesce nella speculazione. Questo hanno fatto. Allora dico, cioè, allora, tecnicamente parlando, sì, è stata una buona idea, ma in realtà come poi questo grande vantaggio è stato utilizzato dalle solite oligarchie, è stato un disastro. Se noi oggi siamo in crisi, e in parte è proprio per questo, per questo indebitamento che è avvenuto grazie alla moneta europea. Adesso gli irlandesi, improvvisamente, e anche noi italiani, ogni volta che si presentano sul mercato, perché questo è un continuo, perché il debito è talmente grande che ogni mese questi si presentano sul mercato, i tassi che prima riuscivano ad avere non li prendono più, quindi il tasso, se voi guardate lo spread, si chiama la differenza tra il tasso dell'indebitamento del buono del tesoro che viene messo in Germania o che viene messo in questi paesi, diventa sempre più grande, perché chiaramente per poter finanziare il debito di un paese come la Grecia o di un paese come l'Irlanda o di un paese come l'Italia, anche la Spagna, il mercato chiede un tasso di interesse più elevato. Ecco, quindi questo è il problema. Mi sembra comunque che abbiamo fatto molti progressi. 60 anni fa tutti questi paesi si sparavano e adesso stiamo... Grazie a questa crisi abbiamo scoperto le bugie di Goldman Sachs, della Grecia, dell'Irlanda, della Spagna, dice, ma lì non ci sono bugie però. Bugie nel senso che qualcuno ha falsificato ufficialmente i dati.
Posso accennare una cosa perché ho una tendenza a essere positivo e ottimista, visto che oggi viviamo molto meglio di 100 anni fa o 300 anni fa. Ed è questa. Come la Spagna, ve lo dico in 2 minuti, me li date, come la Spagna affronta questa situazione di crisi, soprattutto con i giovani. Oggi, domenica, quindi non parlo di domani che si farà, né di ieri che c'era e oggi non c'è più. Oggi, domenica, un giovane spagnolo che abbia le credenziali può avere 210 euro al mese per prendere una stanza in affitto in città se vuole andare a studiare, quindi praticamente la metà del costo glielo paga lo Stato. Se i suoi genitori hanno un po' di soldi e vogliono che il figlio compri l'appartamento e così se ne va di casa, sono cose collegate, se ne va di casa, lo Stato li avvalla il mutuo. Quando oggi, domenica, un giovane spagnolo se ne va in un negozio, non sto facendo propaganda del governo, non mi interessa, sto parlando di fatti concreti affrontati in un modo diverso di altri paesi, per esempio l'Italia, in parte la Francia, l'Inghilterra. Quando un giovane spagnolo oggi va a lavorare questo pomeriggio in una pasticceria qui a Ferrara, però messo a Pamplona per esempio, e lavora 4 ore, quelle 4 ore il datore di lavoro deve pagare la parte percentuale di pensione, vacanze, disoccupazione e cassa malattia. Per cui il risultato finale è che se nella sua vita lavorativa avrà fatto 100 lavori o uno solo, il risultato finale sarà lo stesso, più o meno, sarà lo stesso. Come? No. No, io stavo parlando della Spagna. Posso ricordare una cosa, che nel 1983, regnando Felipe González, tutti gli spagnoli dalla mattina alla sera passammo a essere informatizzati, nel senso che da quel giorno in poi siamo tutti esistiti per il fisco. Non lo so. Era un piccolo esempio che vi volevo apportare perché, come dicevano loro, le misure da prendere poi sono a livelli degli stati. E questa spagnola è una maniera di affrontarlo. Tutta questa crisi di 2 anni non c'è stato una sola soppressione di un diritto acquisito fin qui. Adesso arriva la riforma lavorativa che cerca di riformulare, diciamo, i rapporti lavorativi tra aziende, sindacati, Stato, eccetera. Però fin qui non è stato toccato un solo diritto acquisito. Quel che ha fatto però il governo, l'unica cosa, è stato bloccare per 2 anni l'accesso a questi diritti, per esempio le persone non autonome, per esempio il bonus bebè, eccetera. Però quelli che già ce l'avevano, nessuno l'ha perso. Un piccolo esempio di come affrontarlo in concreto. Io vorrei ritornare 2 minuti, Chito, a fare il cattivo della seduta, sull'aspetto euro. Dunque, credo che si deve distinguere molto bene tra la speculazione finanziaria fatta da tutte le banche, ivi compreso le banche olandese, spagnole, francese, eccetera, e l'impatto dell'euro sui bilanci nazionali e sulla politica dei vari paesi. Si deve sapere che effettivamente prima l'Irlanda aveva un tasso di interesse molto basso prima di entrare nell'euro, perché era il tigre irlandese, a quest'epoca aveva una crescita enorme dovuta non all'euro ma ai fondi strutturali, che è una cosa diversa. Dopodiché l'euro, entrando là, ha permesso a paesi come l'Italia, come la Grecia e altri paesi con un grosso debito, il Belgio, più di 100% del PIL, di dimezzare più o meno di metà i tassi di interessi e il costo del debito che esisteva prima. Cioè questo ha permesso a paesi come l'Italia di avere miliardi di euro a disposizione nel bilancio per fare altre politiche. E dunque non si può accusare l'euro di essere la causa di malgestione, diciamo, di un paese. Non ha niente da vedere. Lehman Brothers ha fatto fallimento non a causa dell'euro. Dunque si deve ben pensare a questo.
ringraziamo Loretta Napoleoni che ha un treno, deve andare via e malauguratamente ci lascia. Se siete d'accordo, dopo un'ora e venti di discussione possiamo passare dalle domande al pubblico. Ho visto un pubblico particolarmente reattivo e voglio sentire la sua. Bene, domande, una preghiera a tutti quanti. Le domande sono domande, quindi ci si rivolgono agli interlocutori e si chiedono delle cose concise e chiare. Niente dichiarazioni, prolusioni, interventi, perché sennò non finiamo più. Più siete brevi e più domande facciamo. Grazie. Qualcuno che rompe il ghiaccio? Qui abbiamo una domanda in seconda fila. Abbiamo un microfono solo, per cui i muscoli... Qui. Signorina? Domande saranno, ma sono due, velocissime. La prima è questa. Questa percentuale del circa 15%, non è per caso che sia calcolata in maniera opposta? Cioè, non è una sintesi dell'effettivo, ma al contrario si dice questa più o meno è la percentuale derivante da una normale gaussiana e quindi quella percentuale di sinistra sono i poveri. La seconda domanda è una mia paura, forse l'unica che posso avere in questo momento, è questi ricchi, chiamiamo così, questo 1%, sicuramente continueranno ad arricchirsi sempre di più con i paradisi fiscali. Se tutto il guadagno, se tutto l'utile delle grandi aziende verrà portato nei paradisi fiscali, come può l'utile che dovrebbe pagare le tasse, e tasse non ci sono nei paesi dove si lavora, come può permettere una migliore socialità? Sulla prima richiesta, no, le statistiche sono fatte veramente su base di analisi di tutti i tipi, ci sono 14 indicatori diversi e sono fatti sia con le statistiche dei vari istituti di statistica, la fiscalità e altre micro richieste. Dunque non è il risultato di una gaussiana dove si dice ok, quello che a sinistra sono i poveri, quello che a destra sono i ricchi e in mezzo ci sono le classi media. No, è un calcolo. Il problema è quello dell'inizio, questa definizione che è stata adottata, che è piuttosto una definizione monetaria, anche se ci sono alcuni elementi di relatività della povertà, questa definizione monetaria fa bene il conto dei veri poveri o no? E la risposta potrebbe essere non esattamente, ma almeno abbiamo una base statistica fidabile per dire è un problema grosso. Pour répondre à la deuxième question, per rispondere alla seconda domanda, c'est une, redoutable problème que vous è posez, un problema temibile quello che lei ha affrontato e fondamentalmente si tratta anche di un problema relativo al rapporto di forze. Effettivamente le società occidentali si stanno scindendo in due parti, con una piccolissima minoranza di ricchi da un lato e la maggior parte della popolazione che si sta emarginando dall'altro. Quindi come si evolverà questo rapporto di forze tra queste due entità? Possiamo da un lato immaginare la rassegnazione da parte dei popoli e dei poveri, e dal punto di vista storico questo è successo molte volte. I poveri sì, si sono ribellati, ma a parole soltanto, non ci sono stati movimenti veri, sociali, organizzati dai poveri. Quindi o assistiamo a questo scenario che si prolunga, oppure possiamo assistere allo scenario del confronto, che non deve essere trascurato, visto l'aumento della massa degli emarginati. E quindi
Notiamo che sempre di più, ed è questo che mi preoccupa nell'evoluzione della società oggi, vediamo sempre di più che i ricchi continuano a essere chiusi su se stessi, le città chiuse, queste cittadelle chiuse sono un bel esempio di questi ricchi che dietro a queste mura si ritirano e attraverso la forza impongono il mantenimento, la tutela del loro potere e delle loro ricchezze. Questo non è il modo in cui io concepisco l'umanità sicuramente, e non è nemmeno questo il modo in cui io concepisco la vita all'interno della società, però è molto difficile sicuramente parlare del futuro a questo livello, però notiamo comunque sia che questo è quanto sta succedendo e stiamo andando verso il secondo scenario. Quindi il mantenimento dell'ordine attraverso la forza sia a livello nazionale che internazionale. Vorrei fare una domanda al professor Gughe, perché è stato molto interessante sentire parlare dei fondamenti a livello teorico di quella che è la distribuzione, e sentire in una scena così importante parlare di quelli che sono i fondamenti dell'egualitarismo in senso stretto è stato secondo me molto, davvero molto stimolante. Ripensare a quelli che sono i parametri secondo i quali avviene la ridistribuzione dei redditi secondo me dovrebbe essere il discorso centrale adesso, e per questo le domando. Anche seguendo lo stimolo di quella che è la commissione che è promossa da Sarkozy, Sanfiutussi e Stiglitz, per un nuovo parametro di indice che superi quello che è il PIL, che è sempre stato usato adesso, e magari in linea con quelle che sono le discussioni dei sociologi che teorizzano, ad esempio penso a Robert Castell, sul problema della povertà, in quanto non soltanto povertà materiale ma anche relazionale, quindi riuscire a entrare in termini di precarietà non solo di reddito e di lavoro ma anche in termini di relazione, non potrebbe essere, seguendo anche il suggerimento della professoressa Napoleoni, un motivo oggi per riuscire a superare quelli che sono i limiti degli indicatori della povertà o comunque degli indicatori della disuguaglianza, e riuscire a pensare degli indicatori che possano essere invece più comprensivi in una logica di disuguaglianza, come lei ha detto, che ha delle nuove basi di etiche proprio alla base? Vedo che lei conosce bene l'argomento. Effettivamente in Francia questo tema è di grande attualità in questo momento. Appartengo ad una rete, la rete FAIR, Forum per altri indicatori di ricchezza. Questo è il significato dell'acronimo. Noi contestiamo il rapporto Stiglitz, che ha cercato di arricchire una serie di indicatori, ma che secondo noi non è abbastanza radicale. Lei ha assolutamente ragione quando dice che abbiamo bisogno di un'altra bussola. Tutti riconoscono ormai che il PIL, il prodotto interno lordo, è un pessimo indicatore del livello di vita. Non voglio dire che non vada mantenuto come indicatore di evoluzione, di tendenza, ma questo è tutto. Non abbiamo il diritto di fare del PIL un indicatore di benessere di livello di vita. Quindi si raccontano molte sciocchezze oggi quando parliamo di crescita. La crescita è la crescita del PIL, e la crescita del PIL non è assolutamente correlata con la crescita del benessere. Quindi abbiamo bisogno certo di nuovi indicatori, c'è un dibattito proprio su questo attualmente. Occorre un indicatore sintetico, ce ne sono vari.
fa quasi ridere. C'è anche un indicatore sulla felicità nazionale lorda. Gli economisti cercano di misurare la felicità. Ci sono i lavori di Amartya Sen su altri indicatori diversi dal PIL come indicatori sintetici, l'indicatore di sviluppo umano oppure l'indicatore di povertà umana. E poi un altro indicatore che è molto interessante oggi ed è l'impronta ecologica. Stiamo riflettendo sul modo in cui si potrebbe combinare l'indicatore di sviluppo umano con l'indicatore di impronta ecologica, perché come dicevo poco fa, se aumentiamo per tutti l'indicatore di sviluppo umano, il pianeta non lo sopporta. Quindi se trovate un paese che abbia una bassa impronta ecologica e un alto sviluppo umano, questo paese non esiste. Occorre quindi trovare un altro modello per capire come è possibile conciliare benessere e rispetto dell'ambiente. C'è poi un'altra corrente che considera che non occorrono nuovi indicatori sintetici che possono essere ingannevoli, ma sarebbe meglio avere delle tabelle di bordo. C'è tutto un lavoro su questo in questo momento per cercare di inventare nuovi indicatori particolari sulla salute, la formazione, la cultura. E si cerca poi di seguire questi indicatori paese per paese. E vi garantisco che utilizzando questi nuovi indicatori avremo politiche economiche completamente diverse, politiche sociali totalmente diverse rispetto a quelle che abbiamo oggi, con la bussola del prodotto interno lordo. Queste politiche ci portano diritti contro il muro in questo momento. Okay. La mia domanda è sul tema della sussidiarietà. Da un lato manca completamente uno spazio sociale europeo, come si è detto, e nello stesso tempo però le istituzioni statali che dovrebbero in teoria portare avanti queste politiche sociali stanno perdendo sia in termini di efficacia sia molto anche in termini di legittimazione. Penso insomma alla crisi dei sindacati anche solo qui in Italia. Nello stesso tempo l'Europa non soltanto non ha la possibilità di intervenire, di legiferare su temi sociali, ma a molte istituzioni europee manca anche forse una vera legittimazione democratica. Quindi quello che io mi chiedo è, c'è qualche speranza che in un immediato futuro, forse sono un po' ingenuo, non lo so, però le istituzioni europee da un lato acquisiscano maggiore potere di legiferare su questi temi e nello stesso tempo anche acquisiscano un maggiore feedback democratico con la popolazione europea? Io non sono esperto di cose europee, lascerò parlare il Thierry Vissol che... Però a me mi sembra, però è simpatico, che in Italia, in Francia sarebbe il contrario, in Italia c'è sempre questa cosa ideale dicendo sì, è deciso a livello europeo, un'istituzione europea, sarà fico, sarà bello, sarà meglio, perché magari in Italia non è così bello. Però, attenzione, io non penso che sì, la politica sociale decisa a livello europeo, che sarebbe migliore magari poi sul concretamente, perché alcuni mesi fa si sono discussi di ridurre o aumentare il tempo legale di lavoro alla settimana, che in Francia si sa è 35 ore più eccetera,
decisione europea sarebbe stato totalmente contrario a una cosa sociale che in Francia è vissuta come un progresso. Dunque, io non so se veramente deve essere sempre meglio di avere questo a livello europeo, e magari anche interessante di lavorare nel suo paese per avere un migliore sistema nelle possibilità attuali. Magari in Europa ci sarà qualcosa di meglio, però. Grazie. Io direi sì, si deve avere un po' di speranza. Io sono funzionario comunitario da 30 anni e ho vissuto ben cinque trattati. In ogni trattato c'è stato un progresso su tutti i campi. La politica sociale non faceva neanche parte del trattato iniziale di Roma nel 58. C'era il fondo sociale che è stato creato, ma non c'era una politica sociale. Questo è stato introdotto ad Amsterdam. Adesso c'è una presa di coscienza che è sempre più grande e è chiaro che il trattato attuale non sarà l'ultimo. Quello che si deve sapere è che tutta l'Unione Europea funziona sul sistema del consensus. Cioè non è che c'è uno che decide che si deve fare così, si deve mettere 27 paesi d'accordo. È chiaro che l'allargamento dell'Unione Europea non facilita e non ha facilitato questo processo di decisione a livello europeo. Ma si vedono delle cose che si muovono e non è per caso che c'è stato Lisbona e gli obiettivi di Lisbona, adesso gli obiettivi 2020, dove c'è una presa di coscienza di un sacco di problemi, tale quale l'inquinamento, la politica ambientale e la politica sociale. Chiaro che sono delle politiche dove c'è una certa sussidiarietà, ma dove ci sono anche dei mezzi. Una grande parte dei fondi di coesione sono legati a problemi di ambiente, alla ricerca di nuove tecnologie per fare dell'energia, eccetera, eccetera. Gli indicatori di empreinte ecologiche esistono anche a livello europeo, come vari indicatori esistono. Adesso il problema è di sapere come mettiamo questo insieme a livello politico per poter andare avanti su base delle politiche. È chiaro che per il momento il trattato non permette di fare delle legislazioni a livello europeo, permette solo di fare questo metodo di cooperazione aperto e di portare avanti alla conoscenza di tutti quali sono le politiche che sono messe a posto a livello dei vari paesi e di poter così fare in modo che forse questa sensibilità della popolazione conduce a proporre a livello nazionale delle politiche molto più impegnative su questi fronti. Grazie a tutti. Direi che dopo un'ora e mezza abbondante possiamo andare a chiudere. Grazie al professor Gouguet, grazie a Thierry Dissol, grazie ai colleghi della stampa estera Ross and Domenech, Michael Brown e Frank-Paul Weber, e grazie a voi che avete seguito un dibattito vivace, a tratti quasi aspro, ma spero interessante, sulla povertà in Europa. Grazie da parte internazionale per la vostra partecipazione.